così difficile. E te la frego le passioni, non farci prendere dalle emozioni e non indurci in tentazioni. Cambiare logica è molto facile, cambiare idea è un po' più difficile, cambiare fede è quasi impossibile. Cambiare tutte le ragioni che ci hanno fatto fare gli errori non sarebbe neanche naturale. Cambiare opinione non è difficile, cambiare partito è molto facile, cambiare il mondo è quasi impossibile. Si può cambiare solo se stessi, sembra poco ma se ci riuscissi faresti la rivoluzione. Fare il meno male possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile cavarsela da questa situazione. Blasco Nazionale sulla nostra e sulla vostra radio con il suo nuovo singolo che è uscito giusto da un paio di giorni ma già sta facendo grande successo in tutte le classifiche. A proposito di questo vi voglio ricordare l'appuntamento di domani con la puntatona di Radio VMP Hits di Pump Up The Volume dedicata alle classifiche dei singoli, degli album e dei brani più ascoltati in Italia, con in più anche dei nuovi new hit, quindi attenzione, domani puntatone da non perdere. C'è Criticolandia che ci scrive, il critico, sì ma io voglio i tuoi maledettissimi giorni di gazè. Allora Roberto, se ti do due minuti, riesci a far ascoltare almeno 30 secondi, un minuto dei tuoi maledettissimi giorni di Max Gazzè? Almeno così accontentiamo anche il nostro amico Criticolandia che penso ci stia seguendo per la prima volta e quindi dobbiamo dargli il benvenuto come si deve. Quindi Roberto ti do giusto un minuto, il tempo di dire quest'altra notizia, anzi queste altre notizie ai nostri amici ascoltatori e poi ne ascolteremo proprio uno stralcio, così accontentiamo il critico. Visto su Facebook, che cos'è questa rubrica? È una rubrica che per l'appunto, come dice la frase stessa, sono delle notizie che sono state estrapolate dal social network di Facebook, quindi Laura Pausini, Fabri Fibra, Marlene Kunz, Invasione degli Uomini Verdi, ho un po' di tutto da dirvi.
Durante il raduno con il quale la scorsa domenica presso il Pala Cattani di Faenza ha festeggiato con i suoi fan il ventennale della sua carriera, Laura Pausini è stata nominata da Vasco Errani ambasciatrice nel mondo della regione Emilia-Romagna. È un grande orgoglio poter condividere con un artista come Laura Pausini l'amore per questa terra e per i valori che rappresenta in termini di cultura, di musica, di stile e di vita, aperta, solidale e generosa, ha dichiarato sul palco durante l'evento il presidente della regione Emilia-Romagna. Sono certo che Laura sarà una splendida ambasciatrice di questi valori e di questa energia vitale. Dal canto suo, lunedì la cantante ha commentato su Facebook: grazie alla mia amata regione Emilia-Romagna, Italy, e al presidente della regione Vasco Errani per l'onorificenza conferitami. Si tratta della seconda onorificenza per la cantante emiliana, che nel 2006 era stata già nominata su iniziativa del presidente della Repubblica Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana. Mentre ufficialmente online il brano Unit All Originals, inciso da Fabri Fibra insieme ai Run DMC, niente proprio di meno che, e al DJ A-Track. La canzone è nata grazie alle idee condivise sui social network attraverso l'hashtag Unit with Fabri Fibra. Dai fan del rapper di Sinigallia, l'iniziativa è stata promossa da una nota marca di articoli sportivi. Di Unite All Originals è stato realizzato anche un videoclip. Sarà in rotazione radiofonica a partire da domani, venerdì 25 ottobre, Seduzione, il nuovo singolo dei Marlene Kunz, estratto dall'album Nella tua luce. A darre notizie è la Sony Music tramite una nota stampa nella quale si legge: Seduzione racchiude in sé quei tratti distintivi che hanno sempre caratterizzato sound e testi dei Marlene. La parola è seducente, quando è usata bene e con consapevolezza. E la donna ne è potenzialmente incantata, molto più che dai muscoli esibiti, si direbbe. Questo è Seduzione. Nuovo videoclip per L'invasione degli omini verdi è già su YouTube, infatti il video ufficiale del singolo Il meglio di me, il brano estratto dall'ultimo album in studio della band, Il banco piange. Si tratta di un disco, il sesto della loro carriera, nel quale i quattro componenti del gruppo trattano temi importanti per l'epoca in cui viviamo, dall'economia all'animalismo, dall'inquinamento alla voce negata alle vittime di abusi. Registrato come precedenti presso gli studi Indie Box della Indie Box Music Hall. Il banco piange è disponibile in tutti i negozi da ieri. Detto ciò, Roby, sei riuscito a trovare i tuoi maledettissimi impegni? Sì, allora dai, facciamogliela sentire un pezzo al nostro amico Criticolandia, anche per tutti gli amici che amano ascoltare la voce di Max Gazzè e alla quale piace molto questo brano. Se tu lavori tutto il giorno, che mi serve vivere? Aspetto fuori il tuo ritorno, pensando sempre solo a te. Ma tu, coi tuoi discorsi strani, cantare le canzoni, oggi non basta. Se non quella di rimpicciolirmi a dismisura, fino al punto di traslocare nella borsa tua con grande simboltura, oppure supplicare la tua ombra e cedermi la possibilità di rimanere là a disposizione, cambiando se tu cambi posizione, o essere l'involucro di ogni funambolico pensiero che ti viene, quando le giornate sono piene dei tuoi maledettissimi impegni. Ok, stop, abbiamo accontentato Criticolandia, non dovevamo farlo, ma l'abbiamo fatto con piacere solamente perché avevamo un minuto di libertà, avevamo un minuto che ci avanzava all'interno di questo blocco, all'interno di questo intervento, quindi abbiamo voluto accontentare il critico che ci ringrazia e grazie di essere con noi, Criticolandia. Naturalmente rispondo anche a The Follower perché dice: perché io e Cacciottaro per ascoltare
ascoltare una canzone dobbiamo fare una richiesta il giorno prima ed altri l'ascoltano subito. Ti abbiamo già detto, caro The Follower, perché avevamo un minuto in avanzo durante questo intervento. Detto ciò, adesso ci dedichiamo al prossimo VMP Story del 2007. The Last Good Night, ci cantano questo bel pezzo che si intitola Pictures of View e tra poco novità. This is the clock upon the wall. This is the story of us all. This is the first sound of a newborn child before he starts to crawl. This is the war that's never won. This is a soldier and his gun. This is the mother waiting by the phone, praying for her son. Pictures of you, pictures of me, hung upon your wall for the world to see. Pictures of you, just all of what we used to be. There is a drug that cures it all, blocked by the government of war. We are the scientists inside the lab, just waiting for the call. This earthquake weather has got me shaking inside. I'm high up and dry. Pictures of you, pictures of me, hung upon your wall for the world to see. Pictures of you, pictures of me, remind us all of what we used to be. Confess to me every secret moment, every stolen promise you believe. Confess to me between us, all the lies between you and me. We are the boxes in the ring. We are the bells that never sing. There is a title we can't win, no matter how hard we might swing. Pictures of you, pictures of me, hung upon your wall for the world to see. Pictures of you, pictures of me, remind us all of what we could have been. Pictures of you, pictures of me, hung upon your wall for the world to see. Questo story abbiamo fatto un salto nell'autunno del 2007 con Pictures of View e The Last Good Night. Siamo tornati in diretta, 15:52 minuti. Sentivo una voce molto familiare durante la sigla della seconda parte. Non so voi, ma mi è sembrata di riconoscere Simona Ventura. Non so voi, Poi, oh, Roberto, se sei stato tu a fare questo sclero, a mettere Simona Ventura in mezzo alla sigla, è tutta roba tua. Io mi dissocio completamente, anche perché non ho ancora detto
quanto manca fino al momento, no? Non mi sto sbagliando, no? 15:52 minuti, questa è Radio VMP Hits, questa è Radio VMP Hits, come vi stavo dicendo, pump up the volume fino alle 16:30. Ci dedichiamo adesso al new hit a questo punto, quindi voglio ricordarvi che il Total Request VMP arriverà tra poco, e il momento di Lana Del Rey e Cedric Gervais con Summertime Sadness, un rifacimento, un remix di questo brano di Lana del 2012 che grazie appunto a questo remix l'ha reso di nuovo popolare.